Premessa. Un racconto un po' grassoccio, ma ben stimolante, dopo tante cose varie che tocca fare. Mi sono dilettato a provare una specie di commedia, paratami dal caso le settimane scorse. Di sera, il giorno in cui mi hanno rubato il portafoglio. Una 27enne impiegata in una finanziaria, piangente, mi ha bloccato alla fermata di Zelarino. Evidentemente intelligente, autoironica. Io ho memorizzato il suo racconto. Ammirevole. E quanta sensibilità sprecata dal bisogno d'amore. L'importanza di aver letto Huxley. Pensavo che con un biglietto dell'autobus da 3 euro, valido 24 ore, avrei trovato almeno un mezzo uomo. 24 ore, sono tante. E invece, destino infame, mi tocca di utilizzarlo per andare al lavoro e ritorno. Eh sì, perché oggi non ho il biglietto. E comunque è troppo tardi per passare in tabaccheria. Tempo umido di merda. A setacciare le tasche ho trovato 1000 cartacce inutili. E questo daily ticket, di cui quasi m'ero scordata. Tra l'altro uscendo mi sono rotta un tacco. Le giornate no, si riconoscono lontane un miglio. Per cui, salendo in autobus, mi dico che, vabbè, oggi va così. Oblitero e vado in ufficio, da brava pecorella, cercando di dimenticarmi che esisto. Peccato però. Era una vera occasione. Magari mi inventerò qualcosa di succoso da raccontare. Chi a dire che ho usato il biglietto per andare in ufficio e tornare a casa, mi vergogno come una ladra. Se una giornata parte storta, di certo non migliora. E al lavoro, dunque, si tratta di attaccarsi al telefono cercando la comunicazione con il call center di Trenitalia. Confucio mi immerdi. Perché mai boss ha bisogno di spostare 1000 prenotazioni? E in più, questo weekend c'è lo sciopero. Tra treni soppressi e treni confermati non mi ci raccapezzo più. Valuto l'idea di telefonare al mio amico ferroviere e chiedere di intercedere a mio favore. Ma sarebbe una cosa troppo lunga, poi. Questo mi chiede come va, cosa fai di bello, quando è che ci vediamo? Sono le 6, è tardi e sono stanca. Accendo la sigaretta meditativa. No, così non va, ce la devo fare. Rimboccarsi le maniche. Brontolare al nulla non risolverà la cosa. Ho trovato. Scrivo un post-it alla mia collega. Chiama Trenitalia. Ecco qua. E che ci voleva? Spengo il computer e me ne vado. Glielo lascio sulla scrivania. Pensateci voi, domani. Oggi, se fosse per me, darei fuoco al mondo. Fossi io fuoco, naturalmente. Sono incazzata come una pantera quando arrivo alla fermata dell'autobus. Il perché poi lo ignoro. Troppo comoda dar la colpa alle mestruazioni. Ormai è una scusa che non regge più. E poi ho dato del sessista a troppi uomini riguardo a questa cosa. Devo trovarmi un motivo più valido, meno organico. Allora sono incazzata perché piove e fa freddo. Aidaie, non posso. I meteoropatici mi stanno sulle balle. Allora mi sto annoiando, va bene? Sto morendo di noia. E stasera c'è una festa in maschera. Dio, non ho il costume. Vabbè, che costa faccia. Posso anche esimermi dal cercare un travestimento. Sono già uno spettro fantastico. Mica ho bisogno di maquillage. Quanta gente sotto alla pensilina. Non troverò posto manco a pregare. Ma io ho il mitico biglietto che apre tutte le porte. Di che mi preoccupo? Gironzolo avanti e indietro, buttando un occhio alla strada e uno agli orari, che tanto li so a memoria. Incrocio lo sguardo di un ragazzo molto carino, troppo carino per la giornata che è stata. Mi defilo. Oggi non lo merito uno sguardo così. Poi di sottecchi me lo riguardo, nascosta da una schiena imponente di massaia. Carino oltre la decenza. Perimetra distratto lo spazio tra la strada e la pensilina. Ogni tanto si sporge verso il traffico, poi si gira e mi ribecca. Bene, bene. Seconda volta in mezzo minuto. Fanculo, ora evaporo.
Faccio finta di guardarmi nelle tasche. Chissà che cerco poi. Trovo un euro. Me lo rigiro tra le dita come se avessi trovato la medaglia di mio nonno morto in guerra. Da che cosa mi vesto stasera? Eccolo che arriva il 21. Già stracarico come tutte le corriere di media lunga percorrenza. Salgo e individuo il mio posto. Lato finestrino c'è una ragazza, cicciotta, che mastica la gomma. Mi siedo a fianco e già mi pento. Medito di ucciderla. Alzo gli occhi al cielo. E che ti rivedo? Ragazzo carino, che è salito anche lui. È fermo vicino all'uscita. Si guarda intorno per cercare un posto libero. Non lo trova. Si appoggia alla sbarra e si sistema un ricciolo dietro all'orecchino, con un movimento che mi azzera la saliva. E difatti in quel momento si gira e mi riguarda. Ah, bene. E ora dove mi rifugio? Messa alle strette, ricambio lo sguardo. Beccati questo, lo zombie spettinato. Sogno di trasformarmi in un acaro e sparire dentro un poro della cicciotta ruminante. Mi guarda, poi si guarda in giro, poi guarda l'orologio, poi scuote i rizzoli. Mi prendo la faccia tra le mani. La cicciotta comincia a ruotare di tre quarti con movimenti tensivi verso l'uscita. Capisco che è ora di alzarmi per farla passare. Non sembra, ma sono perspicace. Appena scesa mi sistemo al suo posto, lasciando libero il seggiolino di fianco al mio, recuperando i lembi del cappotto, manzucchiandomi l'unghia con la testa sul finestrino. Davanti a me c'è una ragazza napoletana che parla al telefono di un esame di architettura che deve fare. Di fianco a me un posto vuoto. Poco più avanti c'è Rizzoli. Guarda il posto vuoto. Esita una frazione di secondo. Incede. Arriva. Mi scocca una mezza occhiata. Oddio! Non ancora. Non oggi. Scarta un signore stempiato. Io immobile, come un opossum atterrito. Si siede. Ecco! Ce l'ho di fianco. Ecco! Bene! Fai qualcosa! Fai qualcosa! Immobile come un gatto addormentato. Ecco, sì, ce l'ho di fianco. E finché mi era distante, lo guardavo con piglio fiero. Adesso che è qui non volto il collo neanche di mezzo centimetro. Guardo fuori. Penso che gli dovrei dire qualcosa, come nei film. Una scusa qualunque. Come si attacca bottone? Unghie rosicchiate. Sguardo fisso alla napoletana. Anche lui guarda in avanti. Bene. La napoletana è sotto il fuoco incrociato dei nostri sguardi. Sentendosi osservata, alza leggermente gli occhi verso di noi. Uno sguardo inequivocabile. «Cazzo volete?» Poi riprende a concionare. «Non ora, non oggi, non con sta faccia pesta. Ok, ok, bisogna far buon viso», come diceva la mia insegnante. «E poi non si è mai preparati per le cose della vita. O era ubriaca?» Abbiamo fatto davvero un discorso sulla vita? Ma mica volevo far della filosofia impegnata su sto 21. Volevo semplicemente attaccar discorso con un ragazzo a rizzoli. È troppo carino perché venga trascinato via dalla corrente. Niente da fare. Non mi viene in mente nulla. Sai cos'è? È che seduto a gambe larghe con la borsa tracolla tra i piedi, ora diciamocelo, il suo ginocchio è a contatto col mio. Non raccontiamoci cazzate. Io non lo sposto, lui neanche. Ora è evidente che stiamo cercando una comunicazione, o no? Senti, ha la spalla in leggerissima pressione sulla mia. Ora io dico, se volesse, avrebbe tutto lo spazio per sistemarsi meglio e staccarsi dal contatto col mio corpo. Non lo fa. Ora, è chiaro che c'è un magnetismo, o no? No? Se io lascio il ginocchio dove si trova, cosa ho comunicato? Che sono pronta a fondermi con lui, no? Un ginocchio su un autobus vale più di 1000 diamanti de Beer. E intanto stiamo prendendo tutti i semafori rossi. Dio benedica il traffico congestionato. Posso sbavare con tutta calma su questo contatto tra stoffe pesanti e immaginarmi intanto come sarebbe la carezza dei suoi riccioli neri sul mio viso.
Sono nel pieno di una immaginazione, con le mie dita intorcinate aggrappate al sedile di fronte, a mirare l'atto e l'espressione estatica. Quando? Zac! Lui stacca il ginocchio dal mio. Houston, Houston. Ho perso il contatto. Abbiamo un problema, Houston. Brusco ritorno alla realtà. Proprio sul più bello, come sempre. Orbene, mi rivolto per un nanosecondo con fare noncurante, per vedere cosa combina, chinato ad armeggiare dentro lo zaino. Evidentemente si è accorto di essere seduto di fianco a una cerebrolesa. Oppure durante il ciclo essudo gli ormoni sbagliati. Non saprei. Con la coda dell'occhio, lunghissima, vedo che sta estraendo un libro. Già dal formato lo riconosco. È uno dei piccoli Oscar Mondadori. Bene, bene. Allora, dimmi cosa leggi e ti dirò come ami. Fingo uno sbadiglio, voltandomi appena, e capto il titolo. Le porte della percezione. Oddio mio! Non sarà mica uno di quei mezzi santoni con le piramidi sopra il letto che mangiano solo muesli? O no? Ora vedo bene anche l'autore. Huxley! Bene, bene. Apri l'archivio. Huxley! Pensa. Cosa hai letto di Huxley? Come? Niente! Leggi 30 libri al mese e non hai una cartelletta nel tuo archivio mentale a nome Huxley? Huxley, Huxley. Ah sì, è quello del... No, è Asimov quello. Non pensare ad Huxley, Guns and Roses. Non c'entra niente. È solo il suono che te lo ricorda. Concentrati, Cristo, che mancano poche fermate. Huxley. Vediamo. Huxley è uno di quegli scrittori che nel panorama del Novecento possiamo definire uno dei massimi esponenti del... di una riforma concettuale per cui... Senta, professore, ieri non ho potuto studiare perché il gatto vomitava. Eh sì, ma mi chieda quello che vuole, su Petrarca so tutto. È che Huxley proprio... cioè, ho letto, ma non ho ripassato. Sta leggendo la prima pagina. Allora l'ha appena comprato. E che vuol dire che potrei saltarmene fuori con qualunque stronzata? Andrebbe bene. Questo di Huxley sa meno di me. Potrei dirgli chi è l'assassino. Come si fa ad attaccar bottone? Me lo spiegate? Ma il racconto è tutto così semplice. Uno tira fuori un libro, l'altro gli dice «Ah, favoloso autore, hai letto XYZ?» E in meno di due paragrafi ci scatta la simpatia. Lo so, l'ho visto. Succede, funziona così. E naturalmente ora l'autobus sta beccando tutti i verdi. Mi sembra giusto. Pensa, pensa, non ti distrarre. Hai sentito? Ha riappoggiato il ginocchio. Ora devi dire qualcosa. Devi! Zic, zop. Ma che cosa vuoi che dica? Fra due fermate scendo, dirò. Scusa, permesso. Ecco cosa dirò. Axley di merda, mi stai separando dall'uomo della mia vita. Ci siamo. Devo scendere. Dio, Rizzoli. Oh, il cuore che sanguina. Se tu potessi solo immaginare. Mi volto, acchiappo il suo profilo e me lo incido nella mente. Sfoderò un sorriso dolcissimo. Soffio un scusa appena sussurrato. È uno scusa che esprime... Levati dalle palle, che devo scendere. Ma mi dispiace, rimarrei. Se fosse per me, rimarrei. Di solo una parola e io scenderò a Castelfranco. Lui alza la testa dal libro. Borbotta qualcosa. Segnali di ripetizione, li chiama Goffman, se non erro. Ha colto il contatto, però reagisce in maniera confusa. Non dice prego, dice bobosh. Poi si fa da parte per farmi passare. Mentre mi avvio verso l'uscita, penso a quel suo articolare balbettato. Una timidezza che non traspariva affatto dai riccioli fluenti. Mi fa tenerezza e rabbia allo stesso tempo. Ok, è ultra timido, perciò non avrebbe mai attaccato bottone per primo. Ma se ci avessi provato io, mi si sarebbe congelato sul posto. Sì, senz'altro. Dio incenerisca i timidi, vera calamità per la specie, con i quali... Non ci si indovina mai. Mai.
Ok, sto per scendere. Sguardo fisso alle luci della strada. Ora non resta che tentare la prova del 9. Mi volto e se chino con la testa a leggere, allora non mi son persa niente. Sono tutte fobie mentali mie, come sempre. Ok, mi volto. Aspetta ancora un secondo. Sei pronta ad affrontare la delusione? Scostandomi una ciocca di capelli, mi giro con aria annoiata. Eccolo lì. Preso. Mi sta guardando. Ributta gli occhi sul libro in mezzo secondo. E io miro e mi scorno la tempia contro la sbarra alla quale mi sto reggendo, frignando. Perché? Perché? Tanto che la signora di fianco mi guarda attonita. Lasci stare, non ci faccia caso. Mi sto punendo per la mia deficienza mentale. Perché, che ne dicano i sapienti, io non so cogliere l'attimo, mai! Le porte si chiudono a soffietto. Scendo a spalle bassissime. Guardo il 21, cassone arancio delle mie occasioni perse, che si allontana nella sera ghiaccia, tra le luci al quarzo di questa periferia bastarda che neanche Detroit ha. Domani faccio l'abbonamento mensile. Vuoi mai dire che in un mese io non riesca a trovare una qualche boiata da dire su Huxley? Eh? Dici di no? Dici che se è nato imbranato morirà così?